Guardalo qua, che fisico, il nostro Ottavio è euforico, mamma mia, è davvero euforico, siamo riusciti a inchiappettare il giudice alla prima botta per culo, perché ho preso le bombe, ma me lo sentivo, con lì proprio un richiamo dal primo Dark Souls, e con la bomba nera, Dio santo, sciotti, ma qua era meno potente, questo boss qua è stronzo secondo me, si apre adesso, esatto, guarda che scusa, ma potevi spingerla anche prima? C'hai i leggings, c'è l'ombra che... Allora io vorrei innanzitutto trovare, se mettiamo l'arma magari, trovare qualcosa per vestirmi perché ormai incomincio ad avere freddo alle balle. Spada spezzata come nel primo, sì, chissà che fenomeno che sarà. Dov'è? Non è neanche qui, sì, eccola qua. Cioè, ma secondo te, a parte che fa 70 più 5 il nostro robo, cosa fa? Eh no, e beh, insomma, spada spezzata. No, però sarei curioso di leggere la descrizione perché di solito ci sono delle trollate incredibili in quelle robe qua. Quest'arma non ha caratteristiche importanti, solo un vaco folle la userebbe per combattere. Abilità? Posa. Assumi la posa e usa un attacco normale per superare la guardia dei nemici. Tali mosse non avranno un grande effetto se eseguite con una spada spezzata, esatto. Cazzo vuoi farci? Allora, qua cominciano già mille zone. Ma perché sto andando a fuoco? E anche là in alto il simbolino, dopo che abbiamo ucciso il boss, è cominciato a diventare incandescente. Gloss incandescence. Bravo, vieni qua. Vieni qua, dai. Ce la giochiamo io e te. Vieni, dai. Lascia stare il tuo cugino lì. Dai, cazzo, non ti incastrare. Tiro la bomba, beh. Sarai stronzo, guarda. Ah! Che pezzo di merda! Perché devi far finta? E ti faccio... Oh, Dio santo. Tiro lo scudo. Ecco, e viene su questo qui. Il rompicoglioni. Anche lui con la spada spezzata. Bam! Ottimo. Però non si può salire di livello ancora il falò. E mi dispiace. Vaffanculo. E vaffanculo. E vaffanculo. No, quella lì caricata la vai a fare a un tuo parente stretto. Non vieni da me. Tombe su tombe. Prendiamo l'oggettino. Osso del ritorno, vabbè, un classico. Ragazzi, ci serve per tornare al falò. Lo mettiamo qua. Ci mettiamo un bel ossetto qui perché siamo comodi. Però era meglio forse metterlo qua, guarda. Fai così. E così. Caso di evenienza lo possiamo mettere. C'è quel cerchiolino qua, che cazzo sarebbe? Cerchietto della Via Bianca. Per la roba online. I responsabili di atti indegni all'interno di altri mondi perderanno ogni legame con essi. C'è chi tra Via Bianca si assume la responsabilità per tali peccati. Non mi interessa. Perché adesso l'online non è una mia priorità. Allora, ok, qua è chiuso. Boh, non capisco perché stia andando a fuoco pian piano. Io spero. Spero di star bene, insomma, quello lì cosa fa? Scruta l'orizzonte, se riusciamo gli andiamo dietro, gli facciamo malissimo, lì c'è gente che dorme. Ah, però sai cosa? Che se io gli faccio le cose, volo giù anch'io. Belliva, can fly, ciao ciao. Arrivano le animelle, qua c'è qualcosa. State attenti anche ai muri segreti perché ci sarà pieno. In teoria dovrebbero sempre attivarsi come nel primo Dark Souls, colpendoli, non cianciando come nel 2. Ah! Stronzo. Anima, benissimo. Accumuliamo, accumuliamo. No, dai, tu con la lancia ti devi levare dai coglioni. No, ascolta. Che stronzo. Che sei un pezzo di merda. Ma abbiamo più vita da quando abbiamo ucciso il tipo? Boh, non ci ho fatto caso.
Oh, hai rotto le palle. Te lo dico. Te lo dico con grande sincerità. No. Boh, ho l'impressione di aver più vita. Da quando fiammeggio. Qua ci sono delle macchie, gente morta. Quindi stiamo attenti. Ogni tanto il frame crolla, ma lo sappiamo che i Souls godono di queste cose. Qui non si sale, no? Cagnaccio, cagnaccio, cagna, oddio. Ma quanto sei veloce? Sei veloce e brutto. Ma brutto forte, eh? Cane rognoso. Cosa difendevi, cagnaccio? Brace. Brace. What is this? The brace. La mettiamo qua? Ah, non è un... Ah, sì, è un consumabile qua. Dona la forza della fiamma e aumenta i PV massimi fino alla morte. Ah, vedi, Mocha? Allora noi abbiamo guadagnato una di queste robe. Infatti mi sembra di aver più vita. Nessuna fiamma assopita potrà mai rivendicare le braccia che bruciano nel petto di un campione. Per questo il loro desiderio di calore arde con grande intensità. Dona la forza della fiamma e aumenta i PV. Vabbè. Grazie al potere del fuoco, i segni di evocazione delle altre fiamme assopite diverranno visibili. E potrà evocare altri cercatori di braci. Ok, ragazzi. È semplicemente... Ho capito. È semplicemente come l'umanità nel primo Dark Souls e come l'effigi... Le effigi umane di Dark Souls 2. Cioè noi siamo tornati umani. Anche se non avevamo le sembianze di non morto prima. E non so il perché, a dire la verità. Anche perché siamo dati, cioè siamo usciti da una bara, quindi eravamo morti alla grande. Nonostante questo, avendo sconfitto il boss, abbiamo appunto, come se avessimo preso un'umanità, siamo tornati vivi, diciamo così. Mi puoi droppare una spada? Invece mi droppa niente. C'è pieno di roba, pieno di oggetti. Un'altra brace. Sì, ne stiamo trovando, sono proprio le umanità, quindi. Ok, qui ci siamo ricollegati. Pieno di oggetti, osso del ritorno, va benissimo. Qua cambia. Qua si vola giù. Qua sotto dove abbiamo trovato la prima brace. Dal cagnaccio. Cagnaccio rognoso. Ragazzi, poi capiremo andando avanti. Non si vedono benissimo, con questi colori così. Scudo ex ovest, lo voglio, cambia, perché c'è uno scudo che è orribile. Peso 2 è più pesante, ma posso portarlo, immagino. Ha più difesa. Uno scudo di legno decorato. Aquila due teste, l'abbiamo visto 20.000 volte. Più in attacco al momento giusto. Ok, questo posso parriare. Esatto. Proviamo il parry, raga. No, vi dicevo, capiremo pian piano insieme come andare avanti, perché qua ci sono troppe morti. Chi è? No, vada via. Vada via, signorone. Mi ha shottato! 3900 anime, no. Cioè, sei un figlio di puttana. Sei un figlio di puttana. Che pezzo di merda. Mamma mia. No, ma quanto sarei stronzo. Cioè, va bene tutto, ma mi ha toccato e sono morto. Però vedi che non sono un fantasma. Però ho meno vita adesso. Dovevamo capirlo, ci hanno dato delle braccia, ci hanno dato uno scudo, pronti via. È naturale che appena ti regala qualcosa sto gioco poi ti deve subito togliere. Perché... Culo, guarda.
via. Beh, pariare la lancia mi sembra improponibile, quindi... Dai, porca puttana. Prova a fare la difesa e muori, che non c'è tempo. Devo andarmi a riprendere le mie anime. Dove cazzo erano poi? Da qui? No, qui c'erano gli oggetti. Che bastardo è uno come noi, però... quello era, sembrava più non morto, perché era più zomboide, era scuro, mamma mia. Lì dentro non c'entro, aiuto. Che poi c'aveva qualcosa che mi passava attraverso lo scudo, perché mi ha comunque fatto male a prescindere. Allora io mi prendo queste. Mi segue? No, è stronzo. Sì che invece, ma un samurai! E si ricorda benissimo come usarla quella cazzo di katana. Allora, vieni... Ok, è finito il suo aggro, vaffanculo. Cioè, io ci vorrei anche provare, ma... non ho visto quanto danno gli ho fatto. Ti prego, no, comunque è come noi. Samurai... No, Samurai Jack, arrivano gli altri. Ma sei scemo! Ma sei scemo! Ah, panico. Cioè, ma qua sono tutti fottuti di testa in sto gioco. Questo qua con una spada spezzata mi ha fatto più danno che Dio. Dai, fai il tuo attacco di merda che ti... Ecco. Cioè, mi prende al volo, ragazzi. Porca puttana. No, questo qua lo lasciamo stare un attimo perché c'è qualcosa che non va. No, bastardi, non voglio perderle. Datevene a fanculo. Sicura il bastardo, ma sicura. Come noi. È solo un livello più avanzato di maledizione o quello che è. Però ha la fiaschettest, usa anche lui. Allora, dato che quello là è un cazzo di cyborg ninja. Beh, ma non è che questa zona mi dia tanta tranquillità, eh. Altare del vincolo, ma è identico. Se solo avessi possibilità. È identico a... C'è un NPC. È identico a Demon Souls, più o meno. La zona centrale. Allora. Il falò ti riporterà Lothric. Stai calmo. Danni a caduta altissimi. Leggi l'incisione. Lothric, il re sacro, ultima speranza della sua stirpe. Il trono. Un trono tutto incandescente. Che cazzo c'è qua sotto? Ho paura di andare lì. Perché si scende. Oddio, ciao. Chi sei? Ah, il solito Crash Folle. Non siamo neanche in grado di morire. But we are talking true legends with the metal to link the fire. Sì, sono proprio inutili. Collassa il gesto. Può parlare ancora? Asking us to seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. Talking true legends, those who would link... No, ci sta ridicendo la stessa cosa. Strano. Ascolta, io parlo con te. Cos'è? Inserisci la lama. Ah. Welcome to the bonfire and è quella che si è messa la corona nella presentazione. Guardiana del fuoco, ok. Possiamo andare su di livello, grazie. The
lords have left their thrones and must be delivered. C'è il fabbro! To this end I am at thy side. Che è quello dell'uno, identico. Avanza di livello, parla. To be unkindled is to be a vessel for souls. Sovereignless souls will become thy strength. I will show thee how. Ashen One, bring me souls plucked from their vessels. Ok, qua solita roba. Ashen One, to be unkindled sovereignly. Ok. Solita roba tipo Ashen, i primi souls, tipo l'araldo. Ok, io avanzo di livello. Then touch the dark, take nourishment from these sovereignless souls. Ok. Allora, vitalità ci alza i punti vita. Armonizzazione per gli incantesimi ci alza anche il mana. Tipo. Slot, esatto, ci alza lo slot. Madonna, 5 livelli per avere un altro slot. Porco cane. Tempra, dovremmo riuscire ad aumentare, sì, la stamina. Vigore. Il carico. Carico adesso non ci va niente. Io andrei su di forza, assolutamente. Che ci aumenta anche la difesa, di poco. Destrezza per usare le armi di certe tipologie. Intelligenza per le magie, giustamente. La fede per i miracoli. E la fortuna per scoperta oggetti, ci aumenta il drop rate praticamente. Non di tanto, ma ogni punto qualcosa ci dà. Allora, vitalità, indubbiamente. Forza, indubbiamente. Tempra solo un punto, mamma mia. Tristezza. E l'altro di forza non ci dà nulla. Ma che cazzo è? Ma come li hanno fatti quei livelli qui? Metti un altro vitalità. Mamma mia, che cattiveria. Che stitichezza. Sì, stai tranquilla però. C'è ancora qualche animuccia. Salve. Chi sei? Vendi? Ancella. Fa schifo quel santuario qua, è sporco. Sì, vende. Dammi tutto. Sì. E non ridere, sempre come tutte le vecchiette in quei giochi qua. Acquista. Polvere riparante, come nel 2, la brace. Ok. Cosa sono questi ovetti? Pietra. Ah, ok, mostra la via, sì, quelli da buttare per terra, tipo. Non se le grete, le briciole di pane. Allora, stregoneria, questo mi può interessare. Pronti via. Le dita avvizzite c'erano anche nel 2. Non mi ricordo cosa facevano. Ci accosta anche la pietra bianca. Porca vacca. Palliativo. Ripristina leggermente i PV. Pugnale 55 più 19. Spada dritta. Spada ricurva. Dardo di Farron. La torcia. No dai, non sono cose che troverò. Non voglio spendere soldi per questo. Però delle belle braghette. Gambali di maglia li prenderei volentieri. Guarda, li prenderei volentieri. If my way bring me umbra with ash, I'll. Is it not our sorry fate? Allora, adesso non ci dice niente perché non abbiamo comprato, giustamente ci odia. Fabbro. Well, a newcomer I see. I am Andre. È sempre Andre, è sempre lui. As a humble smith, you're in search of the Lord. Toilsome journey, I wager. You require good arms. Let me smith your weapons. I am a smith. Such is my purpose. Ah beh, tipo rinforza l'arma. Posso già rinforzarlo questo? A dire la verità, sì. Fra
frammento di titanite. No, ne servono due. Quindi se io da lui aumenta Estus. Aspetta un attimo perché sto andando in cagone. Allora, ad esempio, rinforzarma in fondi arma. Servono i soldi. Giustamente non ne ho abbastanza, ma quello che sto dicendo è: non mi puoi vendere le titaniti? Aumenta usi Estus. È richiesto scheggia, ok. E me lo fa il fabbro? Ma pensa. Assegna Estus. Ah! Ah, guarda, quasi quasi adesso preferirei fare una cosa del genere. No, lasciala così, dai. Lasciala così. Per equipaggiamento in fondi arma, rinforza arma, ma non mi vende la roba. Be careful. I don't want to see. Magari ce l'ha quella tipa qua, le titaniti, non ho visto. Ah, how me. Compra. No, non ha nulla lei, non ha nulla. C'è una chiave della torre. Ok, la solita roba. Costa 20.000, poi ci sarà il modo per arrivarci dopo. Con quella chiave lì praticamente potrai entrare in una zona avanzata da subito. Non mi sembra il caso, dato che stiamo prendendo botte da orbi da un tipo nudo, che Sephiroth, tra l'altro, si sta demolendo. Qua non c'è nulla? Un mortorio quel santuario qua. Cazzo, mi devo ricordare di utilizzare la magia, comunque. Cosa dice? Visioni di morte. Guarda che ci sono dei muri segreti qua. Ah, tu mi hai già detto tutto. Sa, mettiamo sta spada intanto che siamo qui. Falò acceso, va bene. Quindi adesso possiamo teletrasportarci? Fammi vedere. Armonizza incantesimo che non l'abbiamo, quindi organizza il deposito oggetti. Ah, c'è già la cassa, bene. Brucia scheggia d'osso di non morto. Per tornare... sì, per usare l'umanità? Per tornare umano, sì. Come nel primo. No, per il momento no. Non voglio sprecarla qua. Abbiamo aumentato il livello, quindi proviamo a spaccarlo. Oddio. Proviamo a picchiarlo così quel tipo là, dai. Proviamo a andarlo a menare. Poi dopo mi finisco bene il giro. Allora, qua c'è Andre. Noi da dove cazzo siamo entrati? Da qua sopra. Esatto. Dai, proviamo così. Fargli del dolore. Tipo qua è, cioè, è uno scoglio insormontabile. Io provo a pariare, ma cioè ci sciotta. In teoria adesso no, perché siamo un po' più alti di livello. Buttarlo giù di qua io vorrei. Figa se ci becca. Madonna, è durissimo, raga! Eh no, è durissimo! No, non è neanche partito il ferro. Non è neanche fatto in tempo, è velocissimo. Quello non so, secondo me è sanguinamento, eh. No, quel tipo lì non ci riusciremo mai adesso a ucciderlo. Ma perché c'è la nebbia? Perché non mi fa più uscire? Cos'è sta roba? Ma non l'ho capita neanche un po', sai? Allora, quel ragazzone lì è fuori dalla nostra portata. È fuori dalla nostra portata. Vediamo se c'è un'altra strada. Okay.
preda corpo, assolutamente. Campana da chierico, bene. Per far qualche incantesimo. Solo che io devo andare di là sicuramente. A meno che non ci sia un'altra via qua dentro. C'era anche da fare quel mostro all'inizio, ma quello là azzurro sarà improponibile anche lui. No, qua c'è calcagnaccio. Culo. Culo. Preso. Hai droppato? No. No, quel tipo là è troppo potente. Non ho provato però a teletrasportarmi. Vedere se mi manda in un'altra zona. E sinceramente non ho nemmeno capito come mai... come mai... ci fosse la media, no? Viaggia. Altare del vincolo, cimitero della cenere. Quello lì, Gandhi era il giudice. Ok, mentre invece questo... ecco, la nuova zona è qua. Mura del castello di Lothric. Va bene. Va bene, va bene. Beh, io adesso però stacco. Stacco, stacco. Alla prossima, ragazzi.